è speculare a quello di prima, solo che in questo caso si chiama creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali. Dico è speculare perché cioè per la maggior parte degli aspetti è identico, okay? Quello che cambia è il soggetto che può fare domanda. Qua non ci si rivolge agli imprenditori agricoli che vogliono fare altro, qua ci si rivolge alle microimprese oppure alle persone fisiche che sono intenzionate ad aprire una microimpresa, ad aprire un'attività economica. Gli ambiti che sono considerati qui sono quello artigianale, si dice living, l'arredamento, mobili in legno, okay? Meccanica e moda, attività turistiche e attività del settore sociale. La cosa importante è che la microimpresa che già esiste oppure che si vuole appunto aprire abbia un codice Ateco principale tra quelli elencati nel bando. Il codice Ateco, chi ha già la partita IVA lo sa bene, è il codice che identifica l'attività economica, è un mega elencone fatto dall'Agenzia delle Entrate in cui è identificato ogni tipo di attività economica che si può aprire. Un'azienda può avere un codice Ateco principale, che è quello che fa per la maggior parte del tempo, e può avere anche una serie di codici Ateco secondari. È importante che il codice Ateco principale sia tra quelli dell'elenco, perché è l'unico modo che abbiamo noi, che ha l'EPA, per controllare che l'attività che voi andate a fare sia realmente coerente con quello che prevede il bando. Okay? Uno appunto deve già avere questo codice Ateco, questa partita IVA al momento della prestazione della domanda di aiuto e quindi è probabilmente una microimpresa, una piccola impresa. Microimpresa si intende con meno di 12 dipendenti, quindi penso la maggior parte del nostro territorio, oppure può essere una persona fisica che fa domanda con l'intenzione di aprire una partita IVA. Il vincolo è che apre la partita IVA entro un termine di realizzazione degli interventi, che è 2 anni. Quindi può partecipare in quanto persona fisica, però entro i 2 anni di termine di esecuzione degli interventi deve aprire effettivamente la partita IVA. Infatti con la domanda di pagamento, cioè quando chiederà i soldi alla fine, deve allegare il certificato di esecuzione a partita IVA e iscrizione al registro delle imprese, cioè deve dimostrare che ha effettivamente aperto la partita IVA e ha iniziato l'attività economica. Cosa finanzia il bando? Le stesse identiche cose del bando precedente: ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile, acquisto di macchinari, attrezzature e hardware, costruzione e ristrutturazione degli impianti di produzione di energia, acquisto e sviluppo di programmi informatici, software, brevetti, licenze di letteratura e marchi commerciali. Quelle cose sono identiche. Cosa non finanzia, lo dico per entrambi i bandi, visto che appunto sono simili, non sono mai finanziate nuove costruzioni, cioè si parla di recupero di immobili che già esistono, sono ammessi ampliamenti solo per superare barriere architettoniche o per volumi tecnici, ad esempio la necessità di installare una caldaia che deve essere per forza fuori perché per questioni di sicurezza deve essere fuori, o la possibilità di ricavare un vano tecnico. Quindi, o per questioni tecniche o per barriere architettoniche si possono aumentare le cubature. È l'unico caso. Non possono essere fatte nuove costruzioni. Non sono poi acquistabili animali, quindi neanche nel caso della fattoria didattica non posso comprare gli animali che devono lavorarci dentro, abitarci dentro, non so come definirlo, e non possono essere comprate piante annuali, ovviamente. I fiori per abbellire l'agriturismo, per quanto belli, non possono essere finanziati qua, perché l'ottica di questi finanziamenti è comunque che c'è un vincolo di destinazione d'uso, si dice, cioè che non si può cambiare la destinazione di quello che è stato finanziato per 5 anni per quanto riguarda le mura, le cose infrastrutturali, per 3 anni per quanto riguarda le attrezzature e le altre cose. Quindi capite che le piante annuali con gli animali è difficile dire, è difficile, cioè si spera che lo però. E, allo stesso modo posso ad esempio, sia in un caso che nell'altro, comprare tutto il mobilio, se apro un bed and breakfast in questo caso, se apro un agriturismo nel caso precedente, posso comprare letti, comodini, eccetera. Non posso però invece comprare materassi, lenzuola, stoviglie, bicchieri, cioè tutto quello che non è inventariabile perché va soggetto a, insomma, a deperimento, esatto, a consumo prima del tempo. E, come qua, cioè come nel bando precedente, la percentuale di finanziamento è la stessa, dal 35 al 50% a seconda che ci si trovi in territorio montano oppure no, e a seconda che si facciano interventi infrastrutturali
oppure solo acquisto di tutta una serie di attrezzature. In entrambi i casi, se faccio anche degli interventi infrastrutturali, ho 2 anni di tempo per concludere i miei interventi. Se invece acquisto solo dotazioni e attrezzature, ho 7 mesi, perché si presume che per acquistare dotazioni e attrezzature ci voglia meno tempo, ecco, che non per presentare, realizzare un progetto in cui si prevede di lavorare anche sui muri. Se faccio l'uno e l'altro, 2 anni, cioè si tiene il tempo più ampio. Se dico l'ho già detto, mi sembra basta per questi 2 bandi, mi sembra non ci sia niente di specifico. Come anticipavo prima, una realtà, un'impresa può presentare la domanda di aiuto per riassumervi un po' i tempi insomma, che eventualmente li aspetta, presenta la domanda di aiuto entro il 31 luglio. AVEPA ha dai 60 ai 120 giorni, AVEPA è legale insomma per fare l'istruttoria, quindi per decidere chi ha vinto e decretare chi ha vinto e assegnare il contributo. Il contributo non viene liquidato tutto subito, ovviamente. C'è la possibilità di richiedere un anticipo del 40% a fronte di una garanzia fideiussoria bancaria, ovviamente. E, dopodiché il resto si va a saldo, cioè una volta terminati i lavori, su presentazione di tutte le fatture e tutti gli estremi di pagamento, quindi tutte le copie dei bonifici, bisogna tenere tutto, ahimè, mi spiace, anche gli estratti conto dei castrali, si presenta, no, beh, non poi lo vorrò timbrare, si presenta questa domanda di pagamento, quindi tutte le cose relative al pagamento, quindi devo dimostrare tutte le spese che ho sostenuto, le devo dimostrare. Questo sappiatelo da subito, ma ve lo elenca AVEPA nel momento in cui vi comunica che vi è stato concesso il contributo, vi elenca tutti i documenti che sono da tenere, sono molto bravi e precisi su questo, però ecco, sappiatelo da prima, questi sono contributi pubblici, ovviamente non c'è possibilità di fare nulla in nero, ma anche va certificato e dimostrato tutto quanto, ecco, quindi va mantenute tutte le pezze giustificative e dopo, a seconda del progetto, chiede appunto o di allegare la partita IVA dell'attività che si è aperta, di allegare la relazione progettuale al progettista che dica che interventi sono stati fatti, insomma a seconda del bando chiede di allegare qualche altro documento che dimostra cosa è stato fatto. AVEPA esce comunque in sopralluogo alla fine dei lavori per verificare che tutto corrisponda e che tutto sia dove avete dichiarato che è, quindi se avete detto ci sono i letti, esce per dire che ci sono i letti, insomma. E insieme a AVEPA esce anche il GAL, un po' anche per vedere come andato tutto l'iter, se ci sono stati problemi, insomma, anche per vedere, insomma, è bello anche per noi vedere le cose realizzate, perché sennò parliamo sempre di bandi, cifre, ma prendiamo un po' magari di vista la cosa finale. Quindi ben volentieri verremo anche noi, o verremo anche prima, ecco, se ci chiamate, andiamo volentieri, anche per vedere e fotografare gli interventi. Solo una cosa, questo bando è fuori adesso e tornerà nel più prima del primo trimestre 2019, quindi uno potrebbe fare il tentativo di dire lo presento, se non va bene lo ripresento sul PSR nel primo trimestre 2019. Un consiglio che vi do per esperienza, vedendo tante situazioni, non aderite a un bando di questo tipo esclusivamente perché c'è un finanziamento. Perché il rischio qual è? Io ho visto dei finanziamenti restituiti, addirittura con interessi, perché può essere che voi con il 50% o il 35% nero, parliamo francamente, riuscite a fare un intervento. Ok? Quindi si deve partire da un altro concetto, da avere l'idea di fare quella cosa, o quel vostro progetto realizzarlo. Questo è un aiuto che si inserisce, perché il rischio è, faccio la domanda solo perché c'è il finanziamento, il rischio è che magari non riuscite neanche a raccogliere le fatture per raggiungere il 100% di IVA totale. Consiglio che vi do, perché io l'ho visto per esempio sulle leggi 2, ti ricordi quando c'era la legge 2 dei giardetti per i centri storici minori, no? Ho visto un sacco di interlocutori che davano 30-35% che restituivano i soldi neanche con interessi negli ultimi anni. Perché mentre viene assegnato a voi giustamente la regione dice assegno un contributo e lo blocco quel contributo e un'altra persona che poteva essere un potenziale beneficiario
non è riuscito a realizzare la sua idea perché l'ho tenuto fermo, quindi me lo restituisci con interessi. Questo è successo solo 3 anni fa, gli ultimi che vedevo restituire, quindi consiglio, avete un'idea, è un aiuto importante sicuramente, ma se la vostra idea dipende dal contributo può diventare un problema, perché poi, come diceva Petra, deve essere tutto quietanziato e anche gli stati conti timbrati dalla banca, e quindi non ci si scappa su questo. È vero anche, c'è da dire una cosa, che fa riferimento a prezzare la Camera di Commercio di Trento, che può diventare interessante, che quindi quel 50 può essere anche più del 50, perché non ha il valore di mercato mediamente che c'è in giro. Però, ecco, fate questa riflessione, se avete un'idea può essere un grande aiuto, ma se lo fate perché c'è il contributo è un rischio. Potrebbe essere che vi trovate poi, perché dopo anche tutte le procedure di rendicontazione sono particolarmente precise. Se avere, io per esempio avevo beneficiato come comune di un contributo per i sentieri, per corsi turistico-religiosi, e si è fatto, mancava dei pezzettini, poi a Vepa taglia, taglia quello che non torna. Mi consiglio, avete l'idea, è una grande opportunità. Se l'idea nasce perché c'è l'opportunità, poi sono rischi.